Invece so che sei molto affezionata al film di Francesco Bruni, Scialla. So che è un film che ti ha divertito molto. No, Sì, non ricordo dove faccio male. la ex porno diva. Sì, esatto, ecco, vedi, lì ecco, posso sfoggiare la mia femminilità. Ecco, anche in questo, vedi, il mio lavoro è bellissimo perché ti permette di fare cose che nella vita non avresti mai il coraggio di fare, no? E qui questo film io non lo dovevo fare, questo film doveva fare un'altra attrice, la sceneggiatura però me la sono ritrovata a casa perché il mio ex compagno era il suo aiuto regista di Francesco Bruni. E mi disse, non abbiamo l'attrice per questo ruolo. Ah, vabbè, mi sono messa a leggere questa sceneggiatura e ho letto, e mi sono innamorata, e ho detto, ma non avete l'attrice, ma la faccio io questa Tina, ma è un personaggio meraviglioso, ma di' a Francesco di farmi fare subito un provino, vengo a fare il provino, la faccio io. Quindi lì ti sei proprio Lì, ma stata. infatti, se ci però... Perché sapevo che cos'era, ho letto, sì, lì però non è che mi sono proposta voglio fare questo ruolo, mi sono proposta passando Sì, però ti sei fatta avanti, insomma. sì, mi sono fatta avanti, è vero, non so per quale motivo, se ci penso, prima l'ho detto, vedi che sono contraddittoria, però era quella l'unica volta in cui mi sono fatta avanti per questo ruolo. E quindi Francesco mi ha fatto fare il provino insieme a Fabrizio Bentivoglio ed è andata e mi ha subito detto, ma sai, ma io non ti immaginavo in questo ruolo perché te ti vedevo molto così, un'immagine di te molto romantica, molto delicata, non riuscivo proprio a immaginarti in questo, quasi si stava scusando che non mi aveva pensato, ho detto sì, va bene, non ti preoccupare, che per questo servono i provini, no? E quindi è andata molto bene, ci siamo divertiti tantissimo. Ho passato più tempo al trucco perché mi dovevano ovviamente un po' ingigantire le labbra, un po' farmi un po' più volgarotta. Però sì, è stato molto divertente. Anche perché ha dimostrato in quel film, ma anche in altri film, che poi in una commedia riesci a muoverti con estrema Sì, ma naturalezza. questo era già un po' più. Sì, no, certo. Già la lingua un pochettino ero più avanti, diciamo, ma sai, la lingua è una cosa strana. L'altro giorno ho ascoltato un podcast dove Tony Servillo parlava proprio della lingua, che proprio è una, per noi è fondamentale per noi attori. E Tony Servillo racconta che lui, per esempio, in inglese non saprebbe recitare. Perché come se ti mancasse qualcosa, che non riesci ad andare in profondità. E io ci ho riflettuto molto che effettivamente per me la lingua è quella cosa che se tu non reciti nella tua lingua madre, ma reciti in un'altra lingua, che ti può sembrare quasi una mutilazione, come se io dovessi sempre recitare senza un braccio. Ed è vero. Perché comunque sei costretto a fare di più, non so, come c'hai le Olimpiadi, c'hai i paraolimpici, no? Io probabilmente mi sono sempre sentita un po' come paraolimpico, perché dovevo faticare di più, perché tu quando tu la tua profondità, le emozioni sono legate alla tua infanzia, sono inevitabilmente legate alla tua lingua madre con cui tu quando sei cresciuta, la nascita, lo svezzamento, lì, quella lingua lì è la lingua madre. Quindi è recitare, è andare in quelle zone e se tu lo devi fare in un'altra lingua, effettivamente c'è dietro, devi fare un lavoro enorme. Devi esercitarti di più, devi. Sì, sì, un po' come. Sì, come ho detto, sì, come se non ti mancasse un braccio, una cosa, però ci si può arrivare, ci si può arrivare. Direi che tu ci sei È arrivata, tra molto più l'altro. faticoso, però ci si può arrivare. State sentendo tutti come Barbora padroneggia l'italiano molto meglio di molti di noi. No. Però vorrei farti una domanda, capisco, una domanda intima. Tu pensi ancora in slovacco? No, non penso in slovacco, penso invece di pensare in italiano perché anche adesso quando invece devo girare in inglese, ogni tanto invece mi vengono cose in italiano.
per esempio, oppure traduco in italiano, mi sono accorta. E con le tue figlie parli in slovacco? No, non più. Da quando hanno iniziato la scuola era impossibile. Però loro quando sono bilingue? Sono bilingue, vabbè, sì. La grande è abbastanza bene, lo parla, perché è molto dotata. La seconda è un po' più pigra, è un po' più ribelle, quindi non le va molto. Non le va molto.